5 minuti massimo, voglio mostrare due presentazioni molto brevi e promesso che vado a mettere queste presentazioni sulla community perché ci sono delle liste per esempio e dei esempi. La prima cosa che voglio presentare è che video non vale per tutti gli obiettivi didatti, ma ci sono qualcosa di obiettivi che sono molto, molto bene. Lezione, video non vale buono per esempio fare dei compiti, dei esercizi di lettura, non tanto bene, meglio di avere un libro per leggere, per fare dei test non si sempre, di attività è più manuale, video non serve tanto bene, ma video è anche dovete sapere che un obiettivo didattico è non mai è un video solo, è una lezione nella quale c'è un video incorporato, è molto importante. Video non è sempre un obiettivo nello stesso in video. Video è molto bene per fare introduzione, per attivare, per influire, per aumentare la conoscenza, per fornire di informazioni visive e vi mostro un esempio rapido. Per esempio, questo, conoscete tutto questo esempio, penso, è un buon esempio per introdurre un storio storico, un obiettivo storico per cominciare la lezione, per esempio. Qui un'introduzione di una lezione linguistica per fare del capitolo nella lezione, per esempio, è molto bene per introdurre il problema grammaticale o di vocabolario e tanti. Attività. Un video, per esempio, che spiega la parte non è un'attività di decostruzione, analisi, sintesi e tante cose. Io metto questa presentazione sul community, ci sono delle video in ogni slide qui, dunque potete vedere i video anche. Anche attività dove le allievi, i bambini fanno un video loro stessi, per esempio un'analisi della vita di una farfalla. Un altro esempio è il coinvolgimento emotivo. Vorrei provare di mostrare un solo esempio e spero che funziona questo tempo. Sì, questo è un video che è fatto per gli allievi di un liceo in Lussemburgo, degli allievi di 16 a 18 anni. È un video sul bullying. Sì. Oh.
Allora, perché è importante vedere questo video? È un video che è il risultato di due settimane di lavorare nella classe di allievi con un insegnante di dramma. Allora, è un insegnante professionale di dramma, ha lavorato, questi bambini hanno fatto questi video lui stesso. Importante è di sapere, non è buono di dare questi video nelle mani di tutte le scuole e dire guarda, vedete questi video, perché l'impatto può essere pericoloso, per dire meno. È importante di vedere questo video in contesto, in una lezione dove è sostenuto con dei dati, psicologia e tante cose. Allora, l'importante è un video che ha un grande impatto, ma è soltanto bisogna di vedere il video in contesto. E sempre con tutti i video, per esempio, questo è un video su fisica, ma di niente quando vedi questi video solo, è soltanto in un obiettivo didattico. Stessa cosa con le altre qualità di un video, per esempio analisi, per vedere, per esempio un video può aiutare a fare un'analisi di una scena come questo, anche per fare le predizioni, per esempio ci sono delle cose che non potete visitare con una classe per andare, è impossibile, ma potete mostrare delle cose come così, anche le luoghi che non potete visitare, o concetti teoretici o che sono difficili a comprendere, per esempio un nuvole che è un nuvola, o l'energia nucleare, come si lavora, o eventi, the happenings, che può essere slow down, rallentati o compressi in tempo. Ma ho parlato abbastanza, penso che è tempo di lavorare un po', e vorrei invitare di mettere a un computer adesso, e vorrei fare un esercizio con il Exhibition Builder, che è un strumento per aiutare a fare un scenario con dei video che sono in un archivio specifico per EUScreen. Abbiamo mostrato dei video che sono un po' dappertutto, ma l'Exhibition Builder lavora solo con i video che sono in archivio di EUScreen. Allora potete mettervi a un ordinatore e entrare nel Exhibition Builder.